stato annunciato al caso. Sì. Papà, tienimi a te. Allora. Allora, il signor Ania che parte in causa. No, io non sono parte in causa. Allora, no. Io... Allora, qui c'è una data... Mi dica. Scusi, Io intervengo. Lei come chi procura, è? Adesso intervengo come procura da parte della signora Maria Antonia. E io non sto praticando, diciamo, non sono legale e non sto praticando assolutamente la cosa di un legale, ma agisco in qualità di amministratore dei trust, amministratore di questi trust. Scusi, stiamo parlando di... Stiamo parlando di... Lì non so cosa c'è scritto, noi stiamo parlando del signor Vincenzo della dinastia, della signora Maria Antonia. Non si può costituire. Ma infatti io non mi sto costituendo, non sto parlando di cose. E allora a questo punto lei non può neanche partecipare? No, io posso partecipare perché le è stata notificata e gliela rinotifico, quindi lei l'ha ricevuta di fronte dei testimoni. Che, ma scusi, lei non può notificare a me. Sì, sì, io le, poi le lei farò allora dire... innanzitutto mi faccia capire un attimo. Esattamente. Allora, io sono Salvatore, ok, non mi riconosco assolutamente, sono amministratore di questo trust. Okay? Quale trust? Di questo trust. Amministratore. Quello che sta facendo lei è assolutamente irrituale. No, non c'è niente di irrituale. Lei, scusi, lei sono state depositate le dichiarazioni, le dichiarazioni di sovranità notificate, ok? Dei, mi scusi, non devo dare le spiegazioni in questo momento. Lei non ha titolo per essere presente. Stiamo discutendo della sovranità individuale, come è stato sancito e riconosciuto dagli incartamenti dell'UCC depositati dal One People Public Trust, che lei dovrebbe esserne a conoscenza, spero. Se non è a conoscenza oggi con la notifica che le è stato fatto, non fa la notifica a me. È stata fatta a lei la notifica personale perché in questi incartamenti. No, esattamente. Va bene, signore. Allora, apriamo il verbale. Allora, lei accetta quel contratto tra me e lei, perché è un contratto verbale, esattamente. No. Sì, signora, signor giudice. Allora, sì, forse... Scusi. Lei, li chiami pure i carabinieri, non mi si preoccupi. Mi chiami un attimo, allora, li chiami pure. Mi chiami la cancelliera? Sì, sì. Li chiami. Sì, sì, li chiami. Li chiami, dammi... Allora... Dammi gli altri cosi notificati. E attendo un secondo, chiamiamo il cancelliere, sì, così verbalizziamo tutto. Sì. No, non c'è nessuna cosa da verbalizzare. No, lo dico io quello che perché no, lei non può dire niente perché lei sta rappresentando qualcosa che è stato cancellato lei non ha più nessuna autorità, mi spiace mi per lei. Perché sono state cancellate. No, non lo dico io, lo dice l'UCC, che è un ente internazionale. Perfetto. Internazionale, che ha cancellato completamente tutte le leggi italiane, tutti gli stati, tutte le corporation. Quindi lei adesso si trova ad agire in prima persona con la responsabilità illimitata. Sì, va bene. Quindi, va bene, non sono avvocato, ecco, e a questo punto io le ho notificato. No, lei non mi ha notificato. Le ho notificato, non ci sono i testimoni. Lei, le ho notificato loro sono una parti, non possono essere non testimoni. Ma questo chiamiamo la cancelliera in modo che si notifica gli atti. Esattamente, non c'è da mettere gli atti. Voi potete scrivere tutto quello che volete. Allora, ed è assolutamente illegale. Noi siamo glielo ripeto, amministratori beneficiari di questi trust. Sì, quindi, d'accordo, ok. Allora a questo punto, esattamente. Cortesemente, se attende un attimo, io attendo, certamente. Io non devo aspettare che lei verbalizzi niente perché non riconosco allora questo tribunale. No, io sono venuto oggi per darle esclusivamente
una notifica di cortesia per presa di conoscenza, perché quello che sta facendo chiaramente è illegale, perché che... sono state allora attenzione, perché lei sta farendo delle dichiarazioni che potrebbero benissimo essere usate contro. Sì, benissimo, queste dichiarazioni le sostengo anch'io. Scusa, sì, non c'è nessun problema. E quindi oggi un attimo. Allora, abbia pazienza. Sì, certamente, io ho pazienza. Mi fa piacere, visto che lei qui non ha alcun titolo per stare. Non è proprio così, perché avendo dichiarato la sovranità e lei, essendo la Repubblica Italiana, una società di diritto privato, una corporation, quindi non ha giurisdizione su di me, perché mi sono dichiarato sovrano, sono fermo. Chi è? Io glielo ho detto, sono Salvatore. Va bene, Salvatore. Deve aspettare un secondo, questo intanto se le riprende e poi me le consegna davanti all'avvocato. Non gliela devo consegnare tanto. Io non la rifiuto, perché allora lei scrive lo rifiuto, perché altrimenti lo prende. Scusi, lei forse non ha capito. No, io ho capito in benissimo. Che aula sta? Lei non ha capito dove sta, perché il tribunale, il tribunale è stato cancellato. Prego. Sì. Allora, scusatemi un attimo, chiamiamo il cancelliere. Sì, chiami il cancelliere. Allora. Chiami il cancelliere. Adesso siamo stati... il giudice se n'è andato. Sì. E noi possiamo chiudere... l'udienza. Il giudice è uscito. Chiudo? Sì, chiudila. Allora, il giudice ha abbandonato l'aula. Il giudice ha abbandonato l'aula. Okay. Sì, mi scusi un attimo, il giudice ha abbandonato l'aula, ha abbandonato la nave, la causa è chiusa con pregiudizio. Arrivederci. Siete tutti i testimoni. Se lei è il cancelliere, lei è testimone della mia dichiarazione. Il giudice ha abbandonato l'aula, ha abbandonato la nave, il caso è chiuso con pregiudizio. Sì. Signori, arrivederci.